Eccoci qua, ma buonasera. Ah, ma ci sono io in primo piano, ma non me l'aspettavo che c'ero io. Buonasera. Benvenuti, benvenuti a tutti, bienvenido a todos los que están en este momento sintonizándose. Estamos aquí con Vincenzo D'Amato, desde Italia, Buonasera. y con Aurelio Mejía desde Colombia. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias por esta Benvenuto. invitación. Per noi è un piacere, Vincenzo, Aurelio, un grande piacere. muchas dice, es gracias. un gran placer, es un gran placer estar aquí y Aurelio dice molte grazie, grazie veramente per l'invito. Questa sera, tra l'altro, oltre insomma a essere presente qua con noi, c'è una grandissima notizia perché lui festeggia i suoi 26 anni dell'attività di ipnoterapeuta, quindi auguri Aurelio, Gracias. Que cuesta, es que a muchas felicidades, estoy diciendo Aurelio que está festejando sus 26 años como hipnoterapeuta y estamos muy emocionados, muy contentos de estar aquí para hablar de su método, para hablar un poco de toda su gran experiencia que ha tenido y para hablar de su nuevo libro que nos dijo que sale ya en estos días. Parliamo anche dei suoi anni di esperienza, insomma, anche di questo libro che uscirà a breve. Sí, tan pronto lo tenga listo, lo pondremos en nuestro sitio de internet para que lo descarguen gratuitamente. Ha detto che presto il suo libro sarà disponibile nel suo sito internet dove potremo scaricarlo gratuitamente. E adesso Vincenzo, potresti togliermi dal primo piano, grazie, venire tu. Così, insomma, fai il padrone di casa e cominciamo insomma con questo grande incontro di cui sono molto molto felice insomma di farvi incontrare. Io comincerò a tradurre. Grazie, grazie Giovanni, sei stata straordinaria nel creare questo incontro e nel tradurre quello che questa sera ci diremo con Aurelio. È un piacere immenso averlo con noi, un punto di riferimento per tutti noi, per quello che ha fatto, per quello che ha realizzato, e quindi è la storia dell'ipnosi. Aurelio, benvenuto ancora, benvenuto di nuovo, ci piacerebbe tanto, sono convinto che anche i nostri amici sono curiosi. Capire un po' le origini della tua storia, perché tanti ti conoscono per quello che poi su YouTube degli anni è stato divulgato, quindi le tue sessioni, le tue ipnosi, tutto quello che ha fatto la differenza e che ci è piaciuto tanto. Però vorremmo un attimo andare alle origini. Come è iniziata in te questa passione per questo mondo particolarissimo? Giovanni non c'è più. È caduta la linea probabilmente. Aspettiamo che si riconnetta in modo da fare la traduzione. Eccola qui, sta arrivando. Ecco Giovanni. Qua. Eccomi qua, ecco, estoy aquí otra vez. Bueno, sucedió algo, se diciamo cayó la línea. Bueno, Vincenzo D'Amato, Aurelio estaba diciendo que lógicamente usted es un punto de referimiento para todos nosotros y que usted, bueno, usted ya es conocido en Italia porque estuvo aquí todo, pero para los que no lo conocen todavía queríamos comenzar hablando de cómo comenzó su pasión, conocer un poco más de su historia, ¿no? En esta experiencia de hipnoterapia y esta pasión que usted tiene. Bueno, la resumo bastante para no gastar tiempo en eso, para dedicarlo a las preguntas. Desde que yo estaba en el high school, en el bachillerato, me enseñó a alguien a hacer hipnosis, pero era la hipnosis de espectáculo. Después de un tiempo de haberla practicado como tal, lo dejé de hacer porque calmé la curiosidad. Pero muchos años después resolví hacerla para enseñarle, mostrarle a un sobrino cómo se hacía. Traduce. Allora, lui dice che praticamente il suo primo approccio all'ipnosi è stato attraverso l'ipnosi da spettacolo, no? Quindi come intrattenimento con amici e familiari così, e poi dopo diversi anni, dopo insomma diversi anni ha ripreso a quel punto facendola proprio come ipnosi non da spettacolo, ma vera e proprio come pensandola da usare proprio come terapia. Y hace más o menos 26 años, cuando conocí
los libros del doctor Brian Weiss, quise poner en práctica la hipnosis, a ver si yo lograba algo parecido a lo que él decía allí, y sí, lo logré. Fino a che insomma a un certo punto gli capitò di leggere appunto questo libro di Brian Weiss e da lì incominciò a capire più cose sull'ipnosi, incominciò a capire anche insomma che aveva questa passione per questa nuova tecnica. Y comencé a ayudar gratuitamente a personas durante 16 años, sin cobrar. Pero eso me dio experiencia. E poi da lì praticamente ha cominciato ad applicare questa passione per tipo 16 anni senza farsi pagare, aiutando tantissime persone e facendo tanta esperienza proprio sul campo. Como no cobraba, yo no me preocupaba si la persona entraba o no en trance de hipnosis. O sea que fue adquiriendo experiencia y confianza a través de los consultantes. E siccome lui non, in quel momento non si faceva pagare, questo era un modo per aiutare la persona e allo stesso tempo che gli permetteva di far pratica e di via via attraverso la trance capire insomma anche lui come fare e che, cosa applicare, cosa non fare, insomma fare proprio esperienza con le persone. Al mismo tiempo, comencé a dictar cursos y conferencias gratuitas cada primer domingo de mes, todo el día, sin cobrar, abierto al público que quisiera ir en la biblioteca de la ciudad. Me la prestaban para eso los primeros domingos de mes. Sta rientrando Giovanni. Eccola qui. C'è qualche problemino di Eccomi connessione? qua, sto aquí otra vez. Digamos que donde estoy la línea está un poquito lenta, la línea un po' più lenta del solito nella zona in cui sono. Comunque ho seguito il discorso intanto di quello che ha detto Aurelio, traduco lo che stava dicendo. Ha detto che poi dopo che ha fatto tutta questa esperienza ha incominciato anche a fare dei corsi, a formare delle persone e ha incominciato a farlo proprio in modo gratuito per tutti. Eso hizo que yo tuviera que leer, que tuviera que estudiar y aprender, porque iba compartiendo ese conocimiento. Y E questa esperienza l'ha praticamente portato a che doveva leggere, doveva imparare, doveva informarsi e via via che lui imparava a sua volta in contemporanea, faceva pratica e trasmetteva agli altri quello che a passo lui andava imparando. Y hace como 8 años suspendí el trabajo en mi profesión, que es la electrónica, los computadores, para dedicarme tiempo completo ya a la hipnosis de terapia. ¿Cuánto año hace, Aurelio? ¿Cuánto año que Hace no como escuché 8 o bien? 9 años, no recuerdo. ¿Ocho? Yo Más. pienso que sí, porque yo viajé a Italia hace más de 5 años. Ah, ok. E poi tipo 8 anni fa, se non più, lui ha smesso di fare il suo lavoro, lui lavorava con l'elettronica, computer, queste cose, ha smesso di fare il suo lavoro, ha cominciato a viaggiare, a fare esperienze, a fare anche corsi in giro, insomma. Bueno, ya para no gastar tiempo en eso, ¿hay preguntas? C'è un messaggio intanto, Sergio Dos Santos che dice: Dottor Meia, la seguo da anni e le faccio i complimenti, grazie per il suo lavoro. Beh, Sergio, come tanti di noi, la segue da anni in quello che sta facendo. C'è anche qui un'altra persona, c'è Coca che dice: Wow, la seguo anch'io da anni. Quindi un po' di suoi fan questa sera ci stanno seguendo. Dice Vincenzo que hay fans de usted que están ya escribiendo, están saludando, es a Sergio que dijo que tiene varios años siguiéndolo y aquí tenemos ya más o menos, vamos a comenzar a compartir también los saludos que comienzan a llegar.
Gli ho appunto raccontato che lo saluta Sergio e che ci sono altri fan e altri commenti che stiamo cominciando, insomma, a vedere qua nella nostra chat live. Perfetto, perfetto. Anche da Perù c'è, non so se appare Carlos, non so se... Forse è meglio che gli gestisci tu i commenti, Vincenzo, perché io da... Ecco, adesso appare. Si vede. Carlos, saludos maestro de su alumnos peruanos. Un saludo a los amigos de Perú, Carlos. Gli amici di Perù, Carlo. Ci sono tantissimi, tantissimi saluti, tantissimi saluti. Bene, una domanda che vorrei fare al maestro è questa. Dalle varie sessioni viste, quelle pubblicate, quelle da cui in cui la seguiamo da anni, si sono viste davvero tantissime cose molto particolari, canalizzazioni in altre lingue, racconti vissuti in prima persona dalla persona che era in ipnosi nelle piramidi egiziane, con tanti dettagli che ci hanno davvero illuminato nel tempo. Mi piacerebbe che Aurelio ci raccontasse qualcuna di queste esperienze, quella più significativa, quella che ha lasciato il segno nella sua carriera. Ce n'è sempre una in particolare, tutte fanno la differenza, ma ce n'è sempre una in particolare che ci colpisce di più, che resta più impressa nel nostro lavoro. E io purtroppo mi è arrivato tutto l'audio di... Yo comprendí, pero espero la traducción para los que no comprendieron. Sí, sí, aspettiamo Giovanni que ci... Eccola qui, está arrivando. Ecco Giovanni. Ti sei persa qualche pezzo? Esta noche, mi línea esta noche está... O sea, se ve que hay muchas personas conectadas esta noche de la zona donde yo estoy viviendo porque cae continuamente. Ho detto che cade continuamente la mia linea questa sera, insomma, nella zona in cui sono si vede che sono tutti connessi. Estamos todos en lockdown con este bicho y a lo mejor están todos conectados por ese motivo, no sé. Non ho capito la domanda, Vincenzo. Io. Dicevo, abbiamo visto tante delle sessioni di Aurelio in internet da anni, per chi lo segue, è stato un punto di riferimento e si sono anche viste tante cose particolari, dalle sessioni delle canalizzazioni in altre lingue, racconti vissuti in prima persona dalla persona in ipnosi nelle piramidi d'Egitto, quindi tante cose molto particolari. Volevo sapere se c'era una di queste sessioni, tra le tantissime fatte, che ha lasciato il segno, quella che è per lui la più significativa per la sua carriera. Mm-hmm. Vincenzo está diciendo que usted, Aurelio, ha sido un punto de referimiento también en el social, como por ejemplo YouTube, donde usted decidió compartir sus trabajos, dándonos el honor y la oportunidad de poder verlos y aprender también a través de eso. Y con toda la hipnosis que usted ha hecho, donde se han visto vidas pasadas, por ejemplo, en Egipto, o personas que hablan otro idioma a través de una hipnosis regresiva, queríamos saber si hay una en particular que se le quedó muy, que la impresionó mucho, que le ha dejado un recuerdo fuerte. Como tú dices, son más de 10.000 o 15.000, por lo tanto no es fácil escoger la más impactante, pero recuerdo una en la que había mucha gente pública. Era una joven de unos 15 años con depresión, rechazo a los hombres, resentimiento hacia ellos, y al entrar en hipnosis se va a una supuesta vida pasada en España, donde es una princesa de la realeza y habla con el acento de allí, de esa zona de España, cosa que yo presumo esta jovencita no sabía, porque muy joven y de aquí de Medellín. Luego se va a otra vida, también en España, donde es autista, hija de un papá borracho y una mamá prostituta. Traduce. Allora,
dice che praticamente lui ha fatto più di 10.000, 17.000 ipnosi, quindi scegliere una fra tutte queste è veramente molto difficile, ma c'è una in particolare che gli è rimasta molto impressa perché è stata un'ipnosi che lui ha fatto pubblicamente, quindi davanti a tantissime persone, dove c'era questa cliente che aveva dei problemi verso il sesso maschile, no? Con il suo rapporto con gli uomini. In questa ipnosi regressiva si vede in Spagna, e lui si trovava a Medellín mentre faceva questa ipnosi, e questa persona era di Medellín, e lei si è vista in Spagna e ha incominciato a parlare proprio con il dialetto che si parlava in Spagna all'epoca, ed era una regina. Poi dopo si è vista in un'altra vita, dove invece era figlia di un papà, insomma, che aveva problema con l'alcol, colì, in cui lei praticamente era autista. In esa vita era una joven muy pobre che non tuvo affetto de sus padres, anorexica, muy flaca y muy desarreglada, y luego su madre la lanzó a la calle, la expulsó de la casa, y ella tuvo que empezar a pedir limosna, vivir de la caridad. Y narra allí que un día entró a Boutique Berlín, creo que fue en Madrid, Boutique Berlín, y unos jóvenes alemanes al salir de allí la persiguieron y la violaron, la mataron, la dejaron a la orilla del mar. Entonces ella narra todo eso con detalles y con acentos, y eso me marcó. Y después, mucho tiempo, recientemente, averigüé que esa Boutique Berlín sí existe en Madrid. Creo que era Madrid, creo, o Barcelona, se me olvida porque eso fue hace muchos años. C'è Giovanni che l'abbiamo forse un attimo persa, Aurelio, si è perdita nel internet, un momentino. Sì. È chiaro che con problematiche di connessione non è semplice riuscire a essere rapidi nella traduzione, ma sicuramente Giovanni si riconnetterà e quindi avremo la traduzione di questa parte. Comunque intanto cerco di darvi senso di quello che Aurelio ci ha detto. In questa vita, dove era un autista, ha vissuto questa esperienza un po' particolare. Giovanni ci darà i dettagli, perché ripeto, vado per sommi capi. E questa persona è stata violentata, è stata legata, è stata ammazzata e ha vissuto tutti i dettagli di quel momento. Quindi una vera e propria rivivificazione, cioè noi quando siamo in uno stato ipnotico possiamo rivivere immaginando la scena, quindi vedendo la scena, ma possiamo riviverla addirittura con i cinque sensi, se siamo in uno stato molto profondo. Questa persona nel particolare ha rivissuto tutti i dettagli di quell'evento. Vediamo se arriva intanto Giovanni per averne più particolari. E comunque dopo qualche anno sono andati a vedere se veramente esisteva questa boutique, che era in Madrid o in Barcellona, non ricorda bene, e poi qui ci darà altri particolari a Aurelio. Vediamo intanto Giovanni se arriva. También es posible que otra persona que esté escuchando y sirva de intérprete, que hable italiano y español, nos colabore a la par de Giovanni para suplir las ausencias de ella. Ok, se c'è qualcuno in linea che conosce italiano. Maria Grazia Celi. Chi potrebbe essere? Allora, vediamo se intanto Giovanni torna. Intanto, Aurelio, ci sono tanti saluti ancora. C'è Raffaele che ti saluta dal Messico. Carlos dice che se intende perfettamente, quindi si capisce bene. E c'è intanto Sergio che ti ha salutato prima, che conosce anche lui bene la lingua. È arrivata Giovanni, eccola qui. Probabilmente abbiamo risolto, vediamo. No, non c'è. Qualche difficoltà c'è. Quindi se c'è qualcuno in linea che conosce bene
la lingua può farci da interprete e può entrare con noi, potrebbe essere d'aiuto a tutti, sperando che Giovanni riesca a rientrare e quindi possiamo continuare come abbiamo iniziato. Allora Aurelio, intanto ti faccio continuare a raccontare, poi vediamo se riusciamo in qualche modo a tradurre tutto di nuovo nei particolari. La boutique esiste, questa boutique esiste. In Barcellona esiste, la busqué in internet e esiste. Quindi effettivamente quella scena era stata realmente vissuta, è un dato oggettivo. Benissimo, benissimo. E questa persona chiaramente ha risolto il problema con l'ipnosi, è stata meglio poi dopo. La boutique esiste, la che non esiste è Joana. Joana, vediamo dov'è. Proviamo a mandare anche un messaggio, vediamo se in qualche modo... Otra persona puede ayudar que hable italiano e spagnolo. Certo, certo. Sergio, se ci sei, batti un colpo, se ci vuoi dare una mano nella traduzione. Intanto c'è Massimo che dice: io mi sto divertendo molto perché conosco un po' la lingua e afferro il senso anche senza traduttore. Oh, Maria Grazia Celli, si sta por allí. Maria Grazia, dov'è? Carlos invece ci chiede un'altra storia, Aurelio, di raccontarci un'altra storia. Otra historia. Sí, Carlos, ¿qué quieres decir? Conte una otra historia. Sí. Una persona me pidió que le ayudara porque en su casa movían objetos del lugar y producían ruidos y no lo dejaban dormir ciertos días de la semana. Al entrarlo en hipnosis y que buscara el origen de esos movimientos y ruidos, entró en comunicación con un espíritu que le decía que se fueran, que lo estaba esperando. Y él le decía en la hipnosis: no me puedo ir todavía. Pero el otro le insistía, y eso estaba intenso, esa comunicación. Y este lo llamaba Trevor. Luego, cuando logré, o ellos lograron, porque estaba difícil, despedirse, arrivederci, adiós, yo resolví sacar del trance a este sujeto y preguntarle quién era Trevor. Y me dice: Trevor es un amigo que yo conocí. Ecco Giovanni. Hola, bueno, perdonen, pero no sé, esta noche sucede así, la linea está así, bueno. Aurelio, estoy aquí otra vez, Vincenzo, eccomi, scusatemi, ma questa sera la mia linea purtroppo fa un po' cilecca, come si dice qua. Allora, io ho cercato di tradurre la prima storia che ci ha raccontato Aurelio, perché il senso era abbastanza chiaro, nonostante non conosca la lingua, quindi siamo riusciti ad arrivare. Scusa Aurelio, se mi permetto, spiego a Giovanni. Quindi alla fine di questa storia, questa persona ha vissuto quella storia intensamente, provando le emozioni, le sensazioni, è stata violentata, legata, ammazzata, e alla fine la boutique in cui lei si era vista esisteva veramente, hanno constatato che quella boutique esisteva, quindi era davvero una storia vera, una storia reale. Adesso Aurelio ci sta raccontando un'altra storia, magari se ci fa un veloce resume così puoi tradurla tutta quanta nel dettaglio. Ok, entonces Aurelio, me dicen que estaba hablando de otra historia, ¿puedes seguir? Sí. Listo, entonces le pregunto que quién es Trevor, y me dice: yo fui de vacaciones de Medellín a San Andrés, y allí en San Andrés, cuando vi a una persona,
me pareció conocida, déjà vu. Yo la he visto. Entablaron comunicación y la otra persona le dijo lo mismo. Cuando yo lo vi a usted, se me hizo conocido. Y se hicieron allí en San Andrés muy amigos. Trevor era una persona de Inglaterra, inglés, que estaba de vacaciones en San Andrés, Colombia. Y Ricardo también en San Andrés. Ricardo regresó a Medellín y Trevor regresó, supongo que a Londres. Y comenzaron a intercambiar regalos, recuerdos. Ricardo le mandaba cosas de aquí de Colombia y Trevor le enviaba cosas de Inglaterra. Lo que le enviaba Trevor de Inglaterra, Ricardo lo tenía puesto en un mueble así como eso. Ahí. Y Ricardo llamaba por teléfono a Trevor a Inglaterra. Hola Trevor, how are you today? Are you fine? I am Richard. Y se saludaban. Un día Trevor enfermó y tuvo que ir al hospital. Ricardo lo llamaba al hospital. Un día Trevor murió. Y ahí terminó la comunicación. Pero, cosa curiosa, los objetos que Ricardo tenía de Trevor acá en la biblioteca o en su casa se movían a veces en la noche solos o producían ruidos. Era Trevor, el espíritu, que se estaba dando a manifestar para indicar que estaba ahí. Después de que terminó la hipnosis y que ya Trevor y Ricardo se despidieron, bye bye, arrivederci, cesaron los efectos, no volvieron a producir el fenómeno. Traduce. Sì, praticamente lui sta raccontando la storia di questi due amici, che uno insomma era di Colombia e un altro era di Inghilterra, che si sono visti in Colombia e uno e l'altro avevano la percezione di conoscersi, come se fossero delle anime che si erano già incontrate prima. Quindi è nata questa amicizia. Sono rimasti in contatto, si sentivano via telefono, si inviavano dei regali. Uno dei due è anche stato male. È andato a finire in ospedale, si continuavano a sentire, poi quello che è stato male è venuto a mancare e in casa dell'altro si sono cominciati a manifestare dei movimenti un po' paranormali perché gli oggetti che aveva ricevuto dall'amico che era venuto a mancare si muovevano, si facevano, c'era del rumore in casa, insomma, le cose particolari. Dopo questa ipnosi in cui lui ha rivissuto questa esperienza con questa persona, ha capito che si conoscevano, tutto questo, si sono salutati, no? In ambiente energetico si sono visti e quando lui si è risvegliato, è tornato a casa sua, non si sono più manifestate queste cose, queste diciamo, attività paranormali che accadevano a casa. Quindi hanno fatto un po' pace, no? Cioè sono riusciti ad avere la certezza di essere già, di conoscersi già, perché si conosceva in un'altra vita. Infatti c'è un messaggio, Giovanni, che mi piacerebbe che si andasse a leggere, di Fulvia. Dice appunto, ricordiamo così bene le nostre vite passate, poiché in realtà non sono passate, il tempo non esiste, le vite per noi sono tutte parallele. Ci restano purtroppo addosso tutte le vibrazioni negative che, come solchi, impressionano la nostra anima. Dovremmo essere in grado di lasciare andare, perdonarci, pulire il corpo emozionale, sciogliere nodi passati vuol dire risolvere eventuali eventi attuali. Tante vite, tanti ruoli, la consapevolezza si manifesta in ogni istante. Bellissimo questo messaggio di Fulvia. Ed è proprio così poi alla Sì, fine.
Sí, Aurelio, ese es un mensaje que escribe, ¿no? Que dice que recordamos muchas vidas pasadas, porque en realidad no son pasadas, sino que son el tiempo que existen, que son todos tiempos paralelos y que se quedan con nosotros según el tipo de vibración que tenemos, y que tenemos que tener la capacidad de perdonarnos, de limpiar esas emociones y de soltar todos esos nudos que a lo mejor de una vida a otra nosotros traemos a esta. Intanto, Giovanni, mi piacerebbe, se abbiamo poi ancora tempo alla fine, ancora qualche altra storia, perché gli amici lo chiedono, no? Cioè, ci chiedono se ci racconta altre storie, ma mi piacerebbe anche parlare un po' del suo metodo, il metodo che utilizza per la risoluzione e il metodo che utilizza online, perché sono due metodologie che stanno comunque facendo la differenza a livello internazionale con quelli che sono poi i risultati che stanno arrivando. Exacto. Estaba diciendo, como hay muchas personas que son curiosas, Aurelio, ¿no? Si nos puede hablar un poquito de su libro y si nos puede también hablar de su método, ¿no? Porque usted tiene su método que ha desarrollado a través de toda esa experiencia de 26 años que tiene, que es el método de Aurelio Mejía, y si nos puede hablar un poquito de su método y de su nuevo libro para comunicarle esto a las personas que nos están escuchando. El libro lo pueden descargar gratis de ese sitio. Dice que el libro en tanto si podrá scaricar dal suo sito internet, que poi dopo scriveremo sotto nei commenti dopo la diretta, così tutte le persone interessate possono andare lì. Le he dicho a las personas que cuando termine el directo vamos a escribir el nombre, la dirección de su sitio internet, así las personas se lo pueden descargar. Intanto sto segnando. Y para hablar de su método, hablando de su método, Aurelio, ¿qué nos cuenta, qué nos revela para aquellas personas que no lo conocen? Lo de la hipnosis, como ya lo dije al comienzo, no estaba pensado que yo lo iba a hacer cuando era joven. Yo trabajaba la electrónica, pero tenía la hipnosis como un pasatiempo, entretenimiento. Paralelo a la hipnosis, yo me relacioné mucho con el fenómeno espiritual por unas amistades que tengo que están muy relacionadas con el doctor ya fallecido, Hipólito Rivail de Francia, conocido como el codificador del espiritismo y más conocido como Allan Kardec. Estos amigos me hablaron de Allan Kardec. Yo leí los libros de él, de Allan Kardec, y otros más, 5 libros y artículos que él escribió. Y me llamó la atención que explicaban la espiritualidad desde un punto de vista que no iba en contravía, que no iba en contra de mis creencias lógicas, racionales. A mí no me gusta que me impongan nada por fe ciega. Es que lo tiene que creer porque la iglesia lo dice. Es que lo tiene que creer porque eso tiene 2000 años. Es que lo tiene que creer porque lo dice el Papa. No, no. A mí me gustan las cosas con lógica, porque a mí me dieron inteligencia. Y la inteligencia es para ponerla a funcionar. Pues allora, lui ha detto che praticamente diciamo che il suo metodo lui l'ha sviluppato attraverso un po' di studi che lui ha fatto, di diversi libri, ha detto i nomi che avete potuto ascoltare, io non ho,
diciamo, sentito i nomi, però attraverso questi studi che ha fatto e attraverso un suo volere in qualche modo lavorare sulla spiritualità interna delle persone, ma non quella spiritualità che crede in quello che ti dice il Papa o che ti è stato insegnato, ma la spiritualità che in qualche modo mette in funzione il tuo cervello, la tua intuizione, no? Quindi una ricerca personale di ogni persona. Otro amigo que tuve, de origen italiano, Luis Carlos Barbotto, me habló mucho del perdón. Entonces yo ya tenía lo de los espíritus, Allan Kardec, que me lo enseñaron estos amigos. Lo del perdón, Luis Carlos Barbotto. Y lo de la hipnosis, que me lo enseñó un compañero del colegio, de la secundaria. Pues yo resolví combinar, mezclar eso. Ahí está Luis Carlos. Ecco Carlo Barbotto, appunto, che l'abbiamo invitato anche lui a partecipare nella diretta, perché per quanto riguarda il percorso di ipnosi, lui l'ha incontrato grazie a un suo amico quando era abbastanza giovane. E poi dopo, per quanto riguarda l'argomento di lavorare sul perdono, un argomento che lui ha affrontato e ha conosciuto grazie a Carlo Barbotto, e attraverso queste due passioni, queste due cose insieme, poi lui ha cominciato a lavorare su quello che è il suo metodo attuale. C'è qui benvenuto Carlo, che ci saluta. Saluta, ecco qui il commento sotto. Sì, sta salutando tutti quanti. Carlo Barbotto, appunto, è la persona che, attraverso il quale lui ha cominciato a lavorare, a approfondire il tema del perdono. Sì. Già hai preguntas? Sta chiedendo se c'è qualche domanda che gli farebbe piacere, insomma, se magari qualcuno vuole sapere qualcosa, vuole fare qualche domanda, lo potete tranquillamente fare. Ci sono dei commenti che però dovresti tradurre perché sono appunto in lingua. Sì, un bienvenido, damos un bienvenido a todos los latinos, gracias porque esta noche nos están apoyando, es muy emocionante tener aquí a Aurelio Mejía con nosotros. C'è un altro commento di una persona che parla in spagnolo che scrive buon pomeriggio, perché da lui è la loro pomeriggio. Buon pomeriggio, molto bello ascoltare le storie, grazie a Joanna per l'invito. È molto bello ascoltare Aurelio Mejía, insomma, e vi mandiamo un salutone dall'Argentina. Un saluto a tutti gli amici dell'Argentina, salutamos los amigos de Argentina. Benissimo. C'è un altro commento di Yolanda, voi. Sta Maria Grazia también ya en línea. Yolanda Bock, colega nuestra de Canadá. Escribe, chao. Maria Grazia già è disponibile. Praticamente ci manda un saluto e poi ci dice che c'è anche Maria Grazia, che è un'altra amica d'Aurelio, che è qua in italiana anche lei. E qua dovrebbe essere presente magari anche lei fra i vari commenti. Ok, ok. Bueno, entonces continuemos. Di Fenix Torres. Entonces... Ah? C'è un altro commento in lingua, Giovanni, se vogliamo tradurlo. Sì, sì, sì. Allora, adesso... Sì. Entonces, continuemos respondiendo la pregunta de Fenice Torres y al mismo tiempo hablando más de la hipnosis. Desde niño me llamaba la atención lo paranormal. Yo me cuestionaba lo mismo que la gente se pregunta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Pero a pesar de los años que tengo, todavía no tengo las respuestas. O sea, que no esperen que hoy se las dé. Pero eso me ha servido para investigar. Entonces, sí, desde niño tengo ese don. Aunque realmente lo estoy practicando apenas hace 26 años. Pero ¿qué sucede? Al comienzo yo tenía todo el tiempo
para atender a la persona. Lo hacía gratis. Yo tenía mi empresa de la cual dependía económicamente. Al mismo tiempo, estaba en ese momento, ya no, alimentando mi ego. Ah, soy un gran hipnotizador. Mírame a los ojos. Profundo. Duerme. Entonces, yo quería que mucha gente me viera hipnotizando. Y me demoraba en una sesión 3, 4 horas. No tenía problema por el tiempo. Daba apenas una cita diaria. No tenía nadie más esperando. No había afán. Pero me di cuenta que el método de inducción clásico era muy largo. Se demoraba fácilmente 20 minutos para poner la persona en estado inicial de trance. Traduce. Muy largo, se le olvidó. Praticamente lui dice che quando ha cominciato a fare questo lavoro l'ha fatto per tantissimi anni gratuitamente, fino a che a un certo punto si è reso conto che si stava un po' aumentando il suo ego, no? Perché stava lì 1, 2 ore, cioè gli passava il tempo con questa persona in ipnosi e lui, ah guarda come sono bravo a ipnotizzare, a fare questa cosa, però nel frattempo magari l'induzione era troppo lunga e le sessioni erano lunghissime perché lui intanto perdeva la concezione del tempo, no? E stava... Diceva troppo tempo forse, mi sono resa conto, no? Troppo lungo il tempo. La persona entrava in trance per cansancio. Aurelio, ¿cómo que por cansancio? Sí, hasta que no entra en hipnosis yo no la dejaba ir. Pero eso es agotador para uno también. 4 horas con una persona. El método de inducción muy largo. Ahora relaja tus pies, ahora relaja las pantorrillas, ahora relaja las caderas, ahora relaja la columna vertebral, ahora relaja los hombros, ahora relaja el cuello, ahora relaja la frente. 20 minutos. Y a los 20 minutos podía suceder que la persona abría los ojos y decía, ah, yo no me he ido para ninguna parte. Entonces, imagínense qué desánimo para uno. Entonces, empecé a buscar nuevas formas de lograr el trance que fueran más rápidas, más eficientes. Sí, apunto, sta dicendo che siccome queste induzioni erano veramente molto lunghe, perché cioè adesso rilassa i piedi e poi i polpacci, poi le ginocchia, poi le gambe, poi i fianchi e poi il busto e poi le mani, cioè, che alla fine passavano 20 minuti e lui dice in 20 minuti uno a un certo punto si poteva addormentare o poteva aprire gli occhi e dire oh, ma quanto dura questa cosa. Quindi lui a un certo punto ha detto forse è meglio che trovo delle mie tecniche personali per portare in induzione le persone più velocemente e guadagnare tempo e prendere questo tempo per poi per lavorarci, no? Attualmente il tempo di induzione è in promedio 2-3 minuti, quando anteriormente era 20. 3 minuti massimo. E già logro. Y logro el objetivo. Entonces, logramos reducir la terapia, la sesión, de 3 horas a 2 o menos de 2 horas. E allora dice adesso che lui ha trovato comunque questo modo di mandare in ipnosi le persone in 2 o 3 minuti, anche le sessioni ovviamente non sono di un pomeriggio, perché poi lui si perdeva nel tempo, ma sono di 1, massimo 2 ore. En la inducción clásica, la inducción de hipnosis vieja, de la época de Freud, de la época de Charcot y de los clásicos,
ya les dije, 20 minutos, media hora, y había algunos métodos de poner el brazo rígido y no lo puede doblar. O otro método de cerrar los ojos y no los puedes abrir. Por más que intentes, más se cierran. Son Sì, dice che métodos invece i vecchi metodi di impositivos. induzione, i vecchi metodi di induzione, come per esempio quello di Freud, dice adesso lui fa, ovviamente fa delle induzioni molto, molto brevi, anche in breve tempo riesce comunque a portare la persona in uno stato per cui la persona magari tiene un braccio fermo, rigido, non riesce più a aprire gli occhi, quindi perde totalmente il contatto, diciamo, con la parte fisica e va totalmente in contatto col sé, no? Son métodos impositivos, yo te lo impongo. Eran órdenes lo que el hipnotizador daba al sujeto. Pero ¿qué ocurre? Como ya les dije hace un momento, después de disparar toda esa artillería pesada, no podrás abrir los ojos, no podrás levantar el brazo, no podrás doblarlo, no podrás. Y la persona intentaba hacerlo y lo lograba, entonces le perdía la fe al hipnotista, al hipnotizador. Ah, no, el hipnotizador no puede conmigo. Yo tengo más fuerza mental. Él me dice que no puedo hacer eso y sí lo estoy haciendo. Entonces, esa persona ya la perdió. Esa persona ya no logra entrarle en hipnosis. Ya se perdió la conexión sujeto hipnotizador. Ok, abbiamo perso Giovanni. Intanto vi traduco questa parte, cioè in quelle metodologie che utilizzavano Freud o Charcot erano metodologie impositive. Sto Eccomi intanto qua. traducendo. Allora, diciamo che sono rimasta, che lui appunto stava dicendo, scusa, scusate, sono entrata in diretta, mi sentite? Ci sentiamo. Dicevo che lui stava dicendo che questo metodo un po' di Freud, no? Il fatto che lui quando mette in ipnosi dire al cliente non potrai muovere le braccia, non potrai aprire gli occhi, non potrai, dicendogli non potrai, è come mettere il cliente in una posizione in cui è una posizione perdente, no? In cui non può fare nulla, per cui sembra che in qualche modo il comando sia da parte dell'ipnologo. E non invece nella potenza della persona che è sotto ipnosi. Ya en ese punto, el hipnotizador ya no tenía cómo cambiar el método de inducción. ¿Por qué no tenía cómo cambiarlo? Porque utilizó el más fuerte, el más grande primero. Entonces, ya no le servían los otros métodos. ¿Qué quiere decir? Que ese hipnotizador solo lograba hipnotizar, por decir cualquier cosa, el 50% de las personas. El otro 50% se consideraba refractario, no hipnotizable, por lo menos con ese método. E appunto per questo lui sta parlando sempre del metodo di Freud, no? Che dice che in questo metodo, era un metodo in cui si imponeva determinate cose, il fatto di imporre in qualche modo poi non funzionava su tutti, no? Su alcuni poteva funzionare e non su altri. E quindi il fatto di vedere che non funzionava su tutti, in qualche modo anche a chi applicava quel metodo poi gli veniva il dubbio che effettivamente non fossero tutti ipnotizzabili, ma perché in realtà non andava bene quel modo che era impositorio, no? In cui si imponeva da parte dell'ipnologo verso il cliente. La experiencia de los 26 años que llevo trabajando me enseñó que debo usar primero el método más sencillo, el conversatorio. Comienza en la entrevista con el sujeto. Ya desde ahí lo estoy induciendo la hipnosis, conversando, con los ojos abiertos. E lui dice appunto che, le voglio tradurre, dice che appunto poi dopo 16 anni in cui ha avuto tutta questa esperienza si è reso conto che il miglior metodo per ipnotizzare, per far sì che funzioni su tutti, poi è la conversazione. Lui lo chiama il metodo conversatorio.
perché già dalla conversazione, dal dialogo con il paziente, secondo lui già da lì incomincia lo stato ipnotico. Luego le digo que cierre los ojos y que me hable de algo que lo haya marcado emocionalmente, alegre o triste, miedo o enojo. Y lo más seguro es que ya en ese momento la persona conecte emociones. Ya en ese momento la persona comienza su trance hipnótico. Pero supongamos que eso no funcionó. Entonces cambio de método. Pero no le digo a la persona que el primero no funcionó. No, llevo un cambio natural. Algo que parezca un método. Ya le digo que respire lento y profundo. Lento y profundo. Y con cada respiración lento y profundo, permites que tu mente se vaya profundo. Ya ese es otro método. Hiperventilar. Dice que, oltre alla conversazione, che può essere un metodo attraverso il quale già il fatto di conversare con la persona, già la persona sta comunque entra in ipnosi, un altro metodo ancora è quello semplicemente di dire respira profondamente, no? Come lo dici con la voce, il fatto di dire respira profondamente, già stai portando la persona comunque a lasciarsi andare. Si ese no funziona, el segundo, entonces ya voy con el tercero, más demorado, 20 minutos. Ahora vas a relajar tus pies. Al final termina dormido él y me ha ocurrido, o me ocurrió porque ya no, que yo también cabeceaba, yo también sentía sueño. Pero raras veces ya tengo que usar ese tercero. Ya con el segundo me basta. Dice che il primo metodo quindi è quello del conversatorio, lui la chiama la conversazione, no? Il secondo può essere quello attraverso la respirazione, e se non funziona quello della respirazione, allora dice allora andiamo proprio al metodo ancora quello più lungo che quello, e cominciamo a rilassare i piedi e poi le caviglie, poi insomma, e si va passo passo portando lentamente la persona a seconda appunto della tipologia di persona che si ha davanti. Bueno, ya en este momento debe haber alguna pregunta. Adesso c'è qualche domanda. Allora, c'è una domanda di Fulvia che dice: Weiss aveva sondato in ipnosi anche eventi futuri. Se è capitato anche da Aurelio, se è capitato anche a lei, dice Fulvia. Ti è mai capitato nelle sessioni appunto di vivere progressioni? Nos sta preguntando Fulvia sì, come Brian Weiss veía. Digamos, hacía un viaje no solo en hipnosis regresiva, sino también que progresiva hacia el futuro. Si a usted le ha sucedido de hacer un viaje progresivo, ¿no? De ir hacia el futuro con alguien, algún cliente. Sí, expliquemos eso. Desde el punto de vista espíritu, no existe el tiempo. No existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. Porque futuro, pasado, presente son correlaciones del tiempo. Antes de tomar el café, después de tomar el café. Pero es porque los humanos nos movemos en los parámetros de espacio-tiempo. ¿Cuánto ancho tiene? ¿Cuánta altura? ¿Cuánto largo? ¿Y cuánto hace que sucedió? Eso es humano. Porque medimos el tiempo con base a la rotación de la Tierra con respecto al Sol. Y medimos el tiempo también con base a la rotación de la Tierra. 24 horas, 365 días. Los espíritus no viven en el planeta Tierra,
ni viven en Saturno. Son o están, porque si digo están, entonces también estoy hablando de espacio-tiempo. Pero tengo que utilizar un lenguaje humano para tratar de explicar en otra dimensión donde eso no existe. Por lo tanto, lo que tú dijiste hace un momento de vidas paralelas, desde ese punto de vista es correcto. Quiere decir que todas las supuestas vidas nuestras son simultáneas, desde el punto de vista del espíritu. Desde el punto de vista nuestro, sí, son pasadas, son presentes, son futuras. Ok, bien. Traduzco. Luis sta dicendo che dobbiamo partire dal presupposto che il presente, il passato, il futuro non esistono, ovvero tutto accade nello stesso tempo. Ovviamente per noi che siamo in questa dimensione abbiamo bisogno comunque di determinare la nostra vita in base a uno spazio, a un tempo che è determinato sia dalla rotazione della Terra intorno al Sole che la rotazione della Terra intorno a se stessa, no? E quindi in base a questo noi determiniamo un po' il nostro spazio-tempo. Ma questo dal punto di vista del nostro corpo fisico. Quando parliamo invece dal punto di vista dello spirito, lì lo spazio-tempo non c'è e quindi accade tutto nello stesso tempo e quindi tutte le vite, tutte le esperienze avvengono parallelamente nello stesso momento. Conectar con recuerdos del pasado se llama regresión. Volver a pasado. Conectar con sucesos del futuro se llama progresión. Dice collegarsi con cose che accadono nel passato si chiama regressione e andare invece a cose accadute che accadranno nel futuro si chiama progressione. Mucho, mucho de lo que un sujeto dice en hipnosis es producto de su imaginación. Mucho es creación de su mente. Hablando de vidas pasadas, puede ser que su mente crea esa película para resolver un conflicto emocional que tiene. Y él cree que eso es una vida pasada. Pues yo me baso en su creencia como herramienta terapéutica para ayudarle a sanar esa emoción. Con eso que él imaginó del pasado. Pero también puede suceder que él lo imagine a futuro y es creación de su mente. Yo no cuestiono si eso va a suceder o no va a suceder. A mí no me interesa. Yo lo utilizo como herramienta terapéutica y basado en esa creación futurística elaboramos la terapia. Hacemos la reparación de esas emociones. Dice che molte, diciamo, molte informazioni, molte cose che le persone vedono nella loro vita passata sono produzione della propria immaginazione, del proprio cervello e anche le cose che vediamo della nostra vita futura, Madonna, scusate, il futuro, dice. E quindi questa è importante per lui, dice, non importa se una cosa è reale o non è reale per quanto riguarda il futuro o il passato. L'importante è che prendere consapevolezza che uno strumento che il nostro subconscio sta comunque proponendoci per risolvere quel determinato problema. L'importante è utilizzare questo strumento per risolvere, al di là che sia reale o non reale. Ha habido sucesos che si han podido comprobar que realmente acontecieron en el pasado. Y lo manifestó una hipnosis, un sujeto que no sabía de ese pasado. Y me ha sucedido a mí, y le ha sucedido a Brian Weiss y a muchos colegas. Un ejemplo. No hace mucho tuve en hipnosis una joven que en la reparación de sus emociones se fue a una vida pasada
en Argentina y dijo el año, dijo el nombre que tenía y en esa vida era hombre. Y dijo que estaban en conflicto, en guerra, creo que era con Uruguay. No recuerdo. El hecho es que dio muchos detalles. Cuando terminamos la hipnosis, yo le dije, vamos a entrar a internet a mirar si eso sucedió. Todo como ella lo dijo. La primer sorprendida fue ella y me dijo, Aurelio, yo no sabía nada de la historia de Argentina o de Uruguay, a duras penas de Colombia. Ahí estaba, creo que era su novio, su enamorado, los dos sorprendidos. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo conectó? Habría muchas explicaciones. Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita, bueno. Dice che praticamente ci sono, così come possiamo immaginare, possiamo capire che tante cose sono create da noi, dal nostro subconscio, questo però non significa che poi non accadono, anche arrivano anche delle informazioni reali. Infatti a lui è successo anche di trovare dei clienti, delle clienti che avevano delle informazioni magari di cose avvenute in altri paesi, che loro, non essendo di quel paese, ovviamente non potevano assolutamente sapere nulla, e quindi una volta che si sono risvegliati hanno detto, ma io come ho parlato di questa cosa, ma io non conosco nulla di questa cosa, come è possibile? Il filosofo Teilhard de Chardin, jesuita che già murió, hablaba de che había una dimensione di pensamenti, que la llamó noosfera, a donde van los pensamientos de toda la humanidad, lo que sería hoy en internet la nube, y de que de alguna manera inconsciente algunas personas lograban conectar con esa noosfera y tomar datos, conocimiento de allí, pero no es que se tratara de una vida pasada de ella, sino una base de datos de la humanidad. Los ocultistas hablaban de lo mismo y lo llamaron registros akáshicos. Carl Jung, psiquiatra que en su momento fue amigo de Freud, lo llamó el inconsciente colectivo. Entonces, a mí no me interesa probar si son vidas o no son vidas pasadas del sujeto o mías. No, yo lo utilizo todo como herramienta terapéutica. Yo no estoy escribiendo libros de historia basados en relatos bajo hipnosis. Allora lui dice che io parto dal presupposto che non mi interessa capire se queste informazioni che arrivano non possono essere vere, ma l'importante è che si presentano come strumento per risolvere quello che può essere in quel problema. Poi ovviamente queste informazioni sono informazioni che qualcuno può trovare nel così chiamato incosciente collettivo, altri li possono chiamare registri akashici. Cioè ogni diciamo, biblioteca può essere determinata come registro akashico, inconsciente collettivo, oppure le informazioni sono nella monosfera, tutto questo, no? In qualche modo noi in ipnosi possiamo trovare queste informazioni comunque connettendoci, anche senza saperlo, senza volerlo. Il classico detto non importa perché funziona, l'importante è che funzioni. Verità, non verità, fantasia. L'importante a livello terapeutico è che ci sia il risultato finale, no? Infatti ci sono una serie di domande che vorrei leggere, i commenti dei nostri amici, e ce n'è uno di Domenico Leone che dice, forse è meglio se lo leggi tu Giovanni, in lingua, quindi. Mm-hmm. Domenico Leone scrive, ciao Aurelio, ci puoi parlare della tua tecnica del cambio di ruolo? Sì. Nel teatro griego
un solo actor representaba varios papeles. Él salía al escenario con diferentes máscaras ocultas. Y cuando iba a ser un personaje, él se ponía la máscara. Eso es griego para los que no entendieron. Luego, cuando le iba a responder el otro personaje, él cambiaba de máscara. También se da eso en el teatro chino. Busquen teatro chino máscaras. Pues bien, yo resolví ensayar eso bajo hipnosis, si era posible conectar con otra persona que no estaba ahí, utilizando lo que conocemos como telepatía, transmisión del pensamiento. Y hablando de eso, ¿dónde estará el rey de Roma? ¿El rey de Roma dónde está? Hablando del rey de Roma y el que asoma, véalo, ahí viene. Telepatía. Estaba pensando en ti en este momento. Sonó el teléfono y eras tú. ¡Wow! Telepatía. Pues bien, yo resolví ensayar esa telepatía. Ese cambio de máscaras en hipnosis y funcionó. Tanto funcionó que Calogero Grifasi, un discípulo mío, un alumno que yo admiro muchísimo, italiano que vive en Madrid, es el método que más utiliza hoy para las terapias. Él utilizar una persona para que sirva de canal de conexión, de medium, para de alguna manera tomar información de otra que no está allí, viva o fallecida, porque es espíritu, y no hay espíritus de vivos y espíritus de muertos, son espíritus. Es como decir, no hay manos para guantes y manos para sin guantes. Lo que hay es manos enguantadas o manos desenguantadas. Entonces, en hipnosis parece, porque ya muchas evidencias hay, de que es posible establecer comunicación con otra persona que no está viva o fallecida. Y eso es lo que llamamos el cambio de roles, hablar con la otra. Dice che praticamente insomma, ha portato questo racconto in cui in un teatro magari si potevano fare a seconda della maschera che si indossava interpretare un ruolo, no? E si poteva interpretare noi stessi oppure potevano arrivare delle informazioni a seconda di chi si stava interpretando perché magari si innescava un messaggio telepatico. Lui dice che in ipnosi, siccome siamo tutti spirito, in ipnosi il cambio del ruolo non è altro che la persona parla in prima persona o magari si può connettere telepaticamente con qualcos'altro o con un'altra persona e a quel punto incomincia a parlare come se fosse l'altro e quindi c'è il cambio di ruolo, non è più lei ma è un altro. Otra pregunta. Dice un'altra domanda. È bello vedere, allora, interazione tra religione e esoterismo. 30 anni fa era impensabile discutere in Italia. È bello vedere il cambiamento in progress. Massimo Calia scrive interazione tra religione e esoterismo. Si pensamos esto 30 años atrás, era imposible hablar de esto en Italia. Es muy, muy lindo ver cómo pueden ir, cómo van cambiando las cosas, ¿no? Cómo se ha abierto la mentalidad que se puede hablar de esto hoy. Religión es un esquema, religión es una visión de la espiritualidad. Un grupo analizó la espiritualidad y entonces creó una jerarquía de dioses y de ángeles.
Un grupo dijo, no, no son dioses, no es politeísmo, es monoteísmo. Otro grupo dijo, no, los animales son sagrados. Esas son religiones, son esquemas, son visiones de la espiritualidad. Religiosidad y espiritualidad es diferente, muy distinto. La religiosidad se presta para fanatismo. El fanatismo es propio a las religiones. La Allora, espiritualidad no. dice che allora, la religione in qualche modo è uno schema che si è manifestato attraverso una gerarchia che possono essere, per esempio, i dèi, Dio, gli angeli, e la religione esprime anche un fanatismo, mentre la spiritualità è qualcosa che non ha a che fare con il fanatismo, ma a che fare con, e non ha a che fare neanche con le gerarchie, ma ha a che fare più con qualcos'altro, che non ha a che vedere con le gerarchie, l'organizzazione o il fanatismo. Las religiones son diferentes interpretaciones de la espiritualidad. La religione è una differente interpretazione della spiritualità, ovvero la spiritualità viene espressa in modi diversi a seconda che sia monoteismo, politeismo o qualsiasi altro tipo di espressione. C'è un altro messaggio di Rita che dice: ho seguito molto i suoi video, bravissimo, è riuscito attraverso i suoi pazienti a sapere cosa succederà al mondo in Italia a causa del Covid, se c'è qualche messaggio arrivato in progressione, magari. Hay una persona que escribe y pregunta si a través de su terapia se han llegado mensajes que tienen que ver con este bicho, ¿no? Con este COVID, si hay algún mensaje que a lo mejor llegó en una progresión. Ninguno de esos mensajes yo lo tomo como infalible. Lo tomo como verdad absoluta. En ninguno de esos mensajes yo tomo al comunicador, al mensajista, como algo real. No. Sí, pueden dar un mensaje, pero no lo tomo como la cura del COVID. No lo interpreto como que el COVID va a durar 5 o 6 meses, porque alguien lo dijo a través de una hipnosis. No. Lo tomo como parte más de la terapia, del proceso, pero lo tomo sin fanatismo. E lui dice che nessun tipo di messaggio che comunque arriva da un cliente, lui lo prende come verità o come verità assoluta, ma lo prende comunque come un altro strumento attraverso il quale questa persona insomma sta lavorando per lavorare su quello che sta facendo in quel momento, ecco. Yo voy a poner un ejemplo. Faccio un esempio. Con un colegio en el que estamos muchos estudiantes aprendiendo o corrigiendo, porque a lo mejor ya aprendí algo, pero me falta corregir porque tengo un error. Y estamos en ese colegio. Y yo estoy en el salón de clase, yo. La ventana del salón da a la calle. Y desde la calle alguien empieza a decirme, vea, la respuesta del examen es 5, ponga 5. Oiga, la respuesta es, ese músculo se llama esternocleidomastoideo. Y se le hace una terapia TAI. Se relaja y me lo va diciendo por la ventana que da a la calle y yo estoy presentando el examen. Pregunta, ¿yo debo hacer lo que la persona que está en la calle me está diciendo? ¿Cómo sé yo que realmente tiene la verdad? ¿Cómo sé yo que realmente sabe de anatomía y de masaje Thai? ¿Cómo sé yo que él sabe de aritmética? Pero supongamos que sepa, está perturbando mi proceso de aprendizaje, porque me está dando las respuestas que yo debo encontrar por mí mismo. Conclusión, procuremos hacer lo que nos corresponde hacer de la mejor manera posible.
y evitar en lo máximo consultar adivinos, cartas, lectura del tabaco, nada. ¿Para qué voy a que me adivinen mi vida? Si me la adivina, la dejo de experimentar, la dejo de sentir. No, lo mejor es la sorpresa y que yo luche porque eso sea cada vez mejor. Entonces, por eso yo no me baso para mi vida en lo que supuestos ángeles o supuestos mensajeros, o mensajeros, porque cada uno pronuncia como quiera, me diga en una hipnosis. Pero lo utilizo como herramienta terapéutica. Todo. Ecco Giovanni di nuovo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok, eccomi qua. Allora, diciamo che quello fra una cosa e l'altro ho capito è che lui dice, facciamo un esempio, è come se fossimo tutti in un collegio dove stiamo studiando, una classe, no? E stiamo facendo una sorta di esame. A un certo punto c'è la finestra aperta e qualcuno da fuori ci dice quale potrebbe essere la risposta giusta, no? Lui dice, nel momento in cui qualcuno mi dice la risposta, io come faccio a sapere se è giusta o non è giusta? Posso fare due cose, o decido di credere a quella risposta oppure decido di fare io la mia esperienza, mettere in moto quindi la mia testa, mettere in moto me stessa e trovare qual è la cosa giusta, quindi la verità, no? Per cui ho come un invito a dire, al di là di quello che può, i messaggi che possono arrivare, tutto quanto, quello che è reale è l'esperienza poi che metti in atto tu stesso attraverso il tuo processo di vita. Yo pregunto, ¿quién de los que está viendo este programa, antes de ir a ver una película, le dice a un amigo que se la cuente? Oiga, dígame, ¿quién va a ser el asesino? Oiga, usted que ya estuvo en cine, dígame, ¿quién se robó las joyas? Oiga, dígame, ¿cómo va a terminar la película? No, yo estoy seguro que nadie hace eso. Entonces, si a una película de cine no le quieren averiguar la trama antes de ir al teatro, ¿por qué a la película de la vida propia sí le quieren averiguar lo que va a suceder? ¿Para qué? Ah, es Exacto. que si me lo dicen lo cambio. Entonces, si lo que le dicen logra cambiar su vida, quiere decir que lo que le dijeron no es cierto. Aurelio, ¿por qué no es cierto? Porque si la cambió, quiere decir que esa persona no vio el futuro, no vio lo que iba a suceder. ¿Se da cuenta que una No, misma cosa contradice la otra? sì. No, lui dice, ovviamente, allora io vorrei sapere di tutte le persone che sono collegate, chi mai vorrebbe sapere come va a finire un film? Se tu vai a guardare un film, non vorresti mai sapere la fine. Perché vai da un tuo amico, allora hai visto questo film e mi dici come finisce? Nessuno. E la stessa cosa accade anche per la nostra vita, no? Nessuno di noi vorrebbe, anche se siamo curiosi, sapere, ascolta, allora io come andrò a finire, cosa succederà? E se anche qualcuno ci dasse un consiglio, ci dicesse qualcosa, e noi dicessimo, ah, quello che mi ha detto questa persona mi ha cambiato la vita, lui dice, come fai ad avere la certezza che te l'ha cambiata questo che ha detto Giustamente. questa persona quando tu non conoscevi il tuo futuro? Cioè vuol dire che questa persona conosceva il tuo futuro per dire che ti è cambiato, ma non lo puoi sapere, no? C'è Maria Grazia che fa un saluto, appunto dice un abbraccio al mio meraviglioso maestro Aurelio e a Giovanni Fernandez. Ciao Maria Grazia, benvenuta! Poi Un Maria saluto Grazia de a Messina. tutti gli amici della Sicilia, un bacione! Poi c'è un messaggio di Luis che è meglio che leggi tu probabilmente. Gracias, gracias Joana, a ti, Idamato, algún día haremos una charla con mi cuore. Sì, Luis, Carlo Balbotti dice grazie Joana a te e grazie ad Amato, Vincenzo. E un giorno prima o poi ci faremo una chiacchierata col mio povero italiano, nel senso con il mio italiano che non lo sa benissimo. Sarà un No? piacere immenso, sarà un piacere immenso. Poi c'è Luigi che dice sì, molto bello quello che sta dicendo appunto Aurelio, ci si affida con fiducia per poter realizzare questo risultato. Poi parla di tempo zero e di vite passate. C'è un messaggio poi di Piero che dice ciao a tutti, ho sempre pensato che se fra paziente e terapeuta non c'è intesa, non si raggiunge lo stato richiesto. Quindi chiedo, se l'ipnologo vuole e il paziente no, cosa accade?
Está diciendo, está preguntando esta persona que dice que entre el cliente y el hipnólogo es necesario que se crea como una conexión, ¿no? En el caso en que la conexión la quiere, por ejemplo, el hipnólogo, la crea y no se crea de parte del paciente, que puede de parte del cliente, que puede suceder. No entra en hipnosis. No hay empatía. No hay confianza. Es que no le creo. Es que usted me cae mal. No, no funciona. Aurelio ovviamente dice che la connessione si deve creare da tutte e due le parti, perché comunque se uno vuole e l'altro non vuole, ovviamente non c'è empatia, non c'è connessione, non entra in ipnosi. Certo. Poi c'è Luis che dice se l'ama il no tempo. Se chiama il no tempo. Massimo ancora dice ti è capitato di utilizzare una persona come ponte sotto ipnosi per ricevere informazioni utili dall'ambiente esterno affinché migliorassi la tecnica di ipnosi o affinché aumentasse la tua conoscenza su ciò che c'è oltre il visibile? Esta persona pregunta si, si usted Aurelio ha tenido la oportunidad de utilizar una persona como puente de colegamiento para recibir informaciones que la puedan ayudar en el proceso que usted hace, ¿no? De su, por ejemplo, de ese método que usted ha utilizado, o sea, para recibir informaciones, cosas que la puedan ayudar a usted mismo, cómo trabajar en este método, en sus terapias. Yo no lo busco intencionalmente. Ocasionalmente se ha dado alguna conexión que me da alguna información, más bien de salud, para mí. Un día, yo estaba enfermo. Primero, yo no me puedo enfermar. Aurelio, ¿usted por qué no se puede enfermar? Y así se lo digo a mis hijos que son médicos. Porque yo tengo ya viajes programados. Yo tengo mi agenda 3-4 meses adelante ya dada todos los días, excluyendo los domingos. Conclusión, si yo me enfermo, hay mucho perjuicio. Entonces no me puedo enfermar. Y un día estaba yo enfermo del estómago y con dolor. Y una paciente, no recuerdo si fue en Perú, espontáneamente, sin preguntárselo, me dijo, don Aurelio, aquí está su esposa. Yo soy viudo. Aquí está su esposa y le manda a decir que para eso que usted tiene el estómago, tome agua panela. Panela es el azúcar que se saca natural de la caña. Eso tiene diferentes nombres en otros países. Piloncillo lo llaman en México. Agua de panela. Yo vine aquí a Medellín y compré panela, porque normalmente no la tomo. La tomaba cuando niño. Y, cosa curiosa, me alivié ahí mismo. Tanto que seguí tomando el agua de panela unos días. Así como eso, también otra vez me dijeron lo mismo, espontáneo. Otra paciente que no me conocía. Entonces sí, se ha dado ese tipo de conexiones, pero no buscadas. Allora lui dice che diciamo che questo tipo di informazione generalmente lui non la cerca, arrivano casualmente, come una volta che non stava bene dello stomaco, ha aperto e chiuso una parentesi dicendo premetto che io non posso ammalarmi perché ho l'agenda organizzata da 3-4 mesi in avanti, quindi se mi ammalo è un problema proprio per il fatto che ha molti appuntamenti, no? In questo periodo non stava bene dello stomaco e una cliente appunto gli ha detto di bere quest'acqua che non è altro che il succo preso dalla canna da zucchero,
che è un succo che lui prendeva, beveva da piccolo. E questa cliente ha visto proprio sua moglie, che non c'è più, si è presentata questa figura di questa donna, e dice: vedo sua moglie qua, e lui sa che mia moglie comunque ormai è venuta a mancare tanto tempo fa, che gli ha detto: devi dire a Ulerio che per quel problema che ha lo stomaco deve bere l'acqua di canna da zucchero. Lui l'ha bevuta e da lì, insomma, effettivamente questo problema gli è passato. Me acabo de acordar de algo. Sí, una vez sí lo hice intencionalmente, una vez que me acuerde. O puede que dos. Y tuvo que ver con mi hijo. Uno de ellos. Lo más seguro es que iba a quedar ciego por un hongo que le entró al ojo, hongo Fusarium. Es un hongo muy tenaz de quitar, y más en el ojo, porque es un hongo que devora, come. Empieza por el ojo y luego sigue por el nervio óptico y luego al cerebro y adiós. Entonces, si no mata, deja ciego. Y mi hijo es cirujano y joven. Pues allí hice esa excepción y le pedí a los maestros, le pedí a los espíritus que me ayudaran. Y me ayudaron. Mi hijo no perdió los ojos. Mi hijo no quedó ni siquiera con problemas de visión. Quedó lo que llaman 20-20. Caso que fue documentado por la Sociedad Oftalmológica de Colombia y publicado en una de sus revistas con fotografías. Los médicos no se explican qué pasó. ¿Por qué las células del ojo se recuperaron cuando ya el hongo se las había comido? Y están las fotos. Ellos no entendieron, pero yo sí. Entonces son excepciones. Recuerdo perfectamente esa historia que usted nos la contó cuando estábamos en México, que me impresionó mucho. Praticamente lui dice: ricordo invece, adesso mi è venuto in mente un ricordo che una volta ho chiesto aiuti ai miei maestri, all'universo, perché praticamente mio figlio, che è chirurgo, un chirurgo molto giovane, è stato operato agli occhi, c'è stato, in uno dei due occhi gli è venuto questo fungo che si chiama Fusario in spagnolo, e questo è un fungo che o ti uccide o ti lascia cieco, no? Quindi lui rischiava o la cecità o la vita. In quel caso lui, insomma, ha chiesto aiuto all'universo, e questo caso di suo figlio è stato documentato dalla Organizzazione Farmacologica Colombiana attraverso foto e tutto, perché ha avuto una guarigione impressionante, ci sono delle foto, e è stato un caso molto raro. Allora lui dice: in quel caso lì, insomma, qualcuno mi ha aiutato. Adesso il figlio fa ancora il chirurgo, sta bene e vede, non ha problemi di vista, ha la vista proprio perfetta. Grandioso, davvero grandioso. C'è un messaggio di Fulvia che dice: ribadisco che il tempo è una creazione terrestre della mente, l'ho chiesto apposta. Può farci un esempio sul discorso del tempo zero? Fulvia dice che il tempo è una creazione che nosotros aquí en este mundo nos creamos mentalmente. Si usted no puede hacer un ejemplo del tiempo cero, ¿no? Del hecho que todos los tiempos son en el mismo tiempo, en el sentido que no existe pasado, presente, futuro, si se puede hacer un ejemplo del tiempo cero. Listo. Voy a hacer el ejemplo, pero tengo que utilizar explicaciones terrícolas que no necesariamente se pueden acomodar 100% fiel al campo espiritual. Para poner un ejemplo previo, ejemplo antes del ejemplo, ¿cómo le explicas tú a un ciego de nacimiento cómo es el color verde? Dice, adesso farò, farò degli esempi che diciamo a livello terreno, perché quello che è spiegabile a livello terreno non può essere magari concepito a livello spirituale, no? E come fai, per esempio, a spiegare a una persona che è nata senza la possibilità di guardare, quindi una persona cieca, come fai a spiegare qualcosa che non ha mai visto? Non hay palabras para explicarle al ciego lo che uno ve.
El universo, las estrellas, ¿cómo se le explica a un ciego de nacimiento? Pero vamos a poner el ejemplo. El tiempo cero. Imagínense dos poblaciones separadas 200 kilómetros de distancia la una de la otra. Aquí está la población A y aquí está la población B. Hay 200 kilómetros de distancia. O sea que para yo ir en automóvil, en máquina, de una población a la otra, me demoro 3 horas, porque aquí no podemos correr mucho. 3 horas. Ahora imagínense que yo estoy en la Estación Espacial Internacional. Y desde la Estación Espacial Internacional, que yo voy a llamar tiempo cero, puedo ver lo que está ocurriendo en la población A y lo que está ocurriendo en la población B. ¿Por qué lo puedo ver simultáneo? Porque estoy en la estación espacial a 120 kilómetros de altura. Ahora vamos a poner un suceso. Hay un incendio en la población B. Un incendio. Llaman por teléfono a los bomberos que están en la población A. La máquina de bomberos. Y yo estoy viendo desde la estación espacial simultáneamente el incendio, las llamas. Y estoy viendo simultáneamente cómo los bomberos se están preparando para salir en la población A. Yo ya sé que los bomberos van a llegar a esta población dentro de 2 horas, porque ellos van a correr mucho. Van a llegar dentro de 2 horas. Pero eso lo sé yo que estoy en la estación espacial. Las personas, habitantes de esta población, no sabe que van a llegar bomberos. Pero yo sí lo sé. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo estoy en el tiempo cero. Y veo lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá. Y supongamos, en el mismo ejemplo, supongamos que la población A está en una colina, en una montaña. Y las calles son calles con pendiente. Yo veo desde la estación espacial que viene un ciclista bajando por acá, pero está bajando muy rápido. Parece que el ciclista perdió los frenos. Y yo estoy viendo que por una de las calles que hay acá viene un carro, una máquina, y viene también rápido. Yo que estoy en la estación espacial, ya me doy cuenta que en 20 segundos ese ciclista va a estar muerto. Háblele usted porque lo sabe. Veo que el ciclista va sin frenos, veo que no puede parar. Veo que este carro que no está viendo al ciclista porque están en dos calles perpendiculares, el carro no se va a dar cuenta del ciclista, por lo tanto lo va a atropellar y lo va a matar porque va a mucha velocidad. Entonces mire cómo yo ya sé que va a haber un muerto en 20 segundos. Estoy en el tiempo cero. Pues desde el punto de vista espiritual están en el tiempo cero. Ellos perciben, visualizan cosas que sucedieron y que van a suceder. Yo no sé usted cómo va a explicar eso. Me está haciendo un examen, Aurelio. Usted dijo el cuento larguísimo. Dijo, vamos a ver ahora cómo te la va. Cómo...
No, gli ho detto, ma cosa fai? Mi fai gli esami, cioè parli un sacco, poi dopo mi dici adesso voglio vedere come te la cavi. Ah, praticamente il tempo zero lui l'ha spiegato in questo modo. Ha detto, immagina che tu sei fuori dallo spazio, sei in una base, diciamo, fuori dalla Terra, no? Nello spazio. Da questa base tu vedi due punti, due città, una è A e B. In una vedi che in una parte, questa A e B, ci sono tipo 300 chilometri di distanze. In A si appicca il fuoco, a un certo punto stanno arrivando i pompieri, no? Mi viene da ridere perché è lunga la storia, però la accorcerò un pochino. Stanno arrivando i pompieri, tu che sei fuori dallo spazio, sai in quanto tempo arriveranno i pompieri? Perché tu ti trovi nel tempo zero e puoi vedere la distanza dai pompieri a dove si è appiccato il fuoco. Mentre tu che sei dallo spirito, che sei fuori, conosci in quanto tempo arriverà i pompieri, mentre chi invece è lì, nella terra, chi è dentro, non può sapere quanto tempo ci metteranno i pompieri. Nella città B invece c'è un ciclista che sta andando in una discesa, i freni saltano e dall'altra parte opposta sta arrivando la macchina, tu che sei nello spirito e sei fuori e sei quindi nel tempo zero, stai vedendo che il ciclista e la macchina, quando si scontreranno, insomma, succederà un incidente bruttissimo. E questo perché loro che uno sta guidando la bicicletta, un altro la macchina, non sanno che sta per accadere un incidente, che si stanno per scontrare, ma tu che ti trovi nel tempo zero e ti trovi in questa base, fuori, in questo tempo zero, hai la possibilità di vedere tutto, di capire tutto, perché sei fuori, sei nel tempo zero dal quale puoi sapere tutto, conoscere tutto. Molto chiaro. La riassumí, Aurelio, pero expliqué bien todo lo particular, ¿eh? Capito. Domanda de Piero, ¿se puede mentir sotto hipnosis? Piero pregunta si bajo hipnosis se puede mentir. Se puede mentir porque la persona no está inconsciente, la persona no está privada y puede mentir. Por eso la hipnosis no sirve en un juicio come elemento di difesa di nadie. Dice che in ipnosi si può mentire perché la persona non perde coscienza, ma comunque un po' di coscienza rimane, per questo motivo l'ipnosi non può essere applicata ad esempio in un giudizio, quando ci sono problemi di tribunale, giudizi così, perché comunque la persona può anche mentire. Benissimo. Luis Carlos, vai, questa leggila tu, in lingua, vai. Luis Carlos Barbotto scrive appunto che quello che abbiamo parlato prima del cambio di ruolo, in psicologia si chiama cambio di, la sigla sarebbe la sedia, come cambio di poltrona, cambio di posto, no? Cambio di il cambio della sedia, praticamente a seconda della sedia dove ti siedi cambia anche il personaggio che sta interpretando. Camminare con lo zapatos dell'altro. Aurelio dice camminare con le scarpe di qualcun altro. sì, proprio così, infatti. Vic Moore ci dà un'altra domanda. Vai Giovanni, leggila tu perché anche questa è in lingua. Una pregunta para el señor Aurelio. Esa es la inquietud que siempre he tenido. Si son recuerdos de vida pasada o entro a donde se almacena toda la información. En su caso, cualquiera sea la realidad, ¿le sirve para tratar y ayudar a la persona? Ahora, en el caso particular y sin querer hacerlo, a lo largo de mi vida tengo sueños y visiones que acontecen en menor o mayor tiempo. Bueno, apenas retire la... eso. Voy a responderle. Supongamos que yo estaba caminando por el desierto y me perdí. Estoy muriendo de sed. Tirado en la arena. Y en esas se acerca un beduino montado en su camello, muy contento, muy feliz, dándole vueltas a algo. Se baja del camello y me da a beber un líquido que me salva la vida.
me devuelve el líquido a mi organismo. Yo pregunto, ¿es importante saber de dónde tomó el beduino ese líquido? ¿Qué importa si lo traje de un aljibe? ¿Qué importa si lo traje de una cascada en las montañas? ¿Qué importa si lo tenía guardado hacía un mes? Claro está que a mí me fue mal una vez que eso me ocurrió. Le pregunté al beduino que qué era el líquido que me había dado y me dijo que eran orines del camello. Praticamente lui sta dicendo, allora ti faccio un esempio per farti capire, per far capire e rispondere alla tua domanda. Immagina che sei nel deserto, che stai, ah però devo rispondere, la domanda era in spagnolo, quindi poi devo dirlo in spagnolo alla persona che l'ha chiesta, lo traduco in italiano. Immagina che sei nel deserto, che stai morendo, improvvisamente passa un beduino con il suo cammello e ti fa bere un liquido, e tu improvvisamente grazie a questo liquido non solo riesci a sopravvivere, ma riesci anche ad arrivare dove volevi, insomma, riesci, ti dà un sacco di forza, ti riprendi totalmente. E lui dice, a quel punto, una volta che tu sopravvivi, ti interessa sapere da dove veniva quel liquido, dove ha trovato il liquido, come l'ha trasportato, cosa ci aveva messo dentro, l'origine, non ti interessa assolutamente. Poi dici, immagina se poi viene a sapere che il liquido era la pipì del cammello. Entonces, para responderle, no importa si lo que estás vivenciando es su intuición, no importa si es un sueño premonitorio, no importa si es que un espíritu desde la calle te lo dijo por la ventana. Si eso tiene información útil, aplícala, pero tampoco te creas al 100% que siempre te van a decir lo que es, porque entonces el día de mañana puede tratarse de un espíritu burlón y al principio te dice dos o tres verdades para agarrarte. Pero luego ya te empieza a manipular y terminas creando una secta religiosa o una secta filosófica o una secta de cualquier tipo, ¿no? Lui dice quindi No tomes. qualsiasi cosa ti arriva, lui dice che ti arrivi attraverso una vocina, che ti arriva attraverso uno spirito, che ti arriva attraverso canalizzazione, qualsiasi cosa ti arrivi, se ti serve come strumento per risolvere, utilizzalo, risolvi, no? Con quella esperienza, però non credertelo al 100%, perché se te lo credi al 100% e per caso trovi uno spirito burlone, magari all'inizio ti dice due o tre verità. Poi alla fine incomincia a manipolarti, a dirti cose non reali e da lì magari va a finire che tu crei una setta, crei delle cose perché ti sono arrivate, insomma, perché in realtà ti ha preso, ti ha acchiappato e ti sta manipolando. Benissimo. C'è qualche altro commento ancora? Cerchiamo di leggerli tutti, non sono tantissimi quelli che sono rimasti, quindi prima della chiusura mi piacerebbe leggerli tutti. C'è sempre Vicky che dà un altro commento, Giovanni se ce lo leggi ce lo traduci magari in modo da. En los sueños son sucesos que ya pasaron y a veces que van a pasar y como dijo usted, hemos buscado los datos y se han comprobado. Allora, lui dice che attraverso dei sogni lui sono accadute delle cose, sono cose che o stanno per accadere o sono successe, poi quando è andato a fare ricerca ha constatato che quello che insomma lui ha visto, ha sognato, è accaduto. C'è una domanda di Carlos invece che chiede se con l'ipnosi si può aiutare il carattere di una persona. Vincenzo che Sì. comincia a capire benissimo lo spagnolo. El carácter es una de las Sì. manifestaciones de las emociones. Si la emoción de la rabia, la ira, el resentimiento le expresa a través de sus expresiones, decimos, esa persona tiene mal carácter. Y si la hipnosis lleva a esa persona a su ser interno, a su mente no inconsciente, a encontrar las causas de las causas, los motivos que hacían que perdiera el control, las causas que lo llevaron a esa ira, y empleando la herramienta de la hipnosis, perdona. Lo más seguro es que va a cambiar el carácter, porque ya no tiene lo que lo afectaba. Entonces sí,
es una herramienta para cambiar el carácter. Lui dice che l'ipnosi può essere uno strumento per cambiare il carattere, per esempio il carattere è l'espressione di un'emozione, no? Perché una persona può essere rabbiosa, può essere nervosa, no? E esprimere questo suo nervoso, questa sua rabbia attraverso un carattere, le persone possono dire ah ma che brutto carattere che ha questa persona. In ipnosi la persona può andare ad indagare, a capire per quale motivo ha questa rabbia, per quale motivo ha questo malumore, e attraverso l'individuazione di questi motivi può risolvere e migliorare anche il suo carattere. Benissimo. Quarto messaggio, questi sono saluti. Rubén, hola, bienvenido Rubén. Buenas tardes, saludo desde Villahermosa, México. Un saludo a todos los amigos. Tabasco. Un saluto a tutti gli amici dal Messico. Rubén lo conosciamo. Grandioso, grandioso. In tutto il mondo siamo oggi con Aurelio. C'è Domenico invece che chiede come si può imparare il tuo metodo terapeutico se fai dei corsi. Aurelio, Domenico sta preguntando come se può apprendere su metodo terapeutico a través de lo... Si va a hacer cursos, los cursos, que nos estaba diciendo primero que está haciendo también muchas cosas online, ¿no? Sí. Acabamos de terminar un curso en línea, por internet, no presencial. Nos fue muy bien, 30 personas. Y vamos a hacer otro ahora a comienzos de año, muy a comienzos. También hacemos cursos presenciales en diferentes partes del mundo. Agenda que colocamos en nuestro sitio aureliomejia.com. Entonces sí, consulten la agenda para que estén atentos al siguiente curso online o al siguiente curso presencial. El siguiente curso presencial va a ser en enero aquí en Medellín y a finales de enero en Ecuador, creo que en Cuenca. Pero todo depende del coronavirus. Confiemos en que levanten las restricciones para comienzo de año. Exacto. Allora lui ha detto che per quanto riguarda i suoi corsi potete andare nel sito www.aureliomejia.com. Ha finito da poco un corso online in cui c'erano 30 iscritti, è andato molto bene. A gennaio ci sarà un altro corso e poi ci saranno anche dei corsi presenziali, dipende un po' da come va la situazione con questo problema, insomma, del Covid. Ci sono una serie di saluti ed affermazioni. Luis che saluta Domenico, gli dà un abbraccio. Dolores che ci dice appunto che Dolores Cannon utilizzava le sessioni ipno per indagare contatti extraterrestri ed avere messaggi. E Luigi che dice appunto bisogna affidarsi e avere fiducia, siete meravigliosi. E poi un messaggio di Fenis che mi piacerebbe leggersi tu perché è in lingua che questo, posso intendere approssimativamente, ma meglio che lo leggi tu. Sì, che Fenis, Carla la conosco. Un beso Carla, benvenida. ¿Has llevado a cabo cirugías presenciales para enfermos que reaccionan mal con la anestesia? Praticamente está chiedendo se... Questo è un argomento che interessa molto anche a te, Vincenzo, visto che comunque ultimamente anche tu hai parlato molto del fatto di quanto l'ipnosi fosse importante per quanto riguarda gli interventi chirurgici, le persone che sono allergiche per esempio all'anestesia. Io non lo he hecho. Pero varios colegas míos sí, y a nivel mundial la hipnosis es una de las maneras de aplicar anestesia psicológica. Es una de las maneras de hacer que el cerebro genere endorfinas y neutralice el dolor en aquellas personas a las que no les puede aplicar anestesia química, sí. Ese es uno de los primeros usos que ha tenido la hipnosis a nivel mundial. Dice che uno dei primi usi che ha avuto l'ipnosi a livello mondiale è proprio il fatto di utilizzare l'ipnosi per far sì che il cervello produca endorfine per alleviare un po' il dolore. Poi Vincenzo, ma anche tu avevi raccontato qualcosa per quanto riguarda questo, se c'hai qualcosa, perché a me non viene in mente, perché me ne racconti tantissime informazioni, così la raccontiamo anche ai nostri amici che parlano spagnolo.
Sì, beh, noi la utilizziamo molto per piccoli interventi chirurgici, quindi assistenza alla poltrona odontoiatrica, in interventi chirurgici di odontoiatria o piccoli interventi chirurgici in sala operatoria. In Italia sempre di più viene utilizzata, negli ultimi anni, nel 2019, sono stati fatti tre importanti interventi, uno al cervello, uno al cuore e un altro al cuore sempre, però era in parziale anestesia ipnotica. Tutti con l'anestesia ipnotica, appunto, quindi in casi in cui non si può somministrare il farmaco per problematiche di allergie o cose del genere, il paziente, dopo una preparazione fatta appunto con misurazioni, eccetera, eccetera, può sottoporsi all'intervento attraverso l'anestesia ipnotica. L'anestesia ipnotica funziona benissimo per tanti aspetti, ma anche per quelli che sono gli effetti post-ipnotici, cioè post-intervento. Alcuni odontoiatri riescono addirittura, attraverso le suggestioni ipnotiche, dopo l'intervento ad eliminare il dolore senza l'ausilio di antidolorifici, addirittura eliminare gli antibiotici che normalmente si danno come copertura per il recupero post-intervento. E quindi è un mezzo utilizzatissimo sempre di più. Esdale nei campi di guerra riusciva a salvare vite che prima non si riuscivano a salvare proprio perché non c'erano gli anestetici per poter fare interventi per magari tagliare degli arti che erano stati alterati dalle bombe, eccetera, eccetera. Esdale ha fatto un lavoro straordinario e quindi il suo metodo poi è diventato noto in tutto il mondo. In Sud America, in Brasile, si usa tantissimo appunto per interventi chirurgici, collegando il cliente, il paziente in quel caso ad apparecchiature per il controllo della letargia. Si riescono a fare cose che altrimenti sarebbero impossibili, perché dove c'è un caso di allergia, per esempio al farmaco, lì l'intervento non si potrebbe fare assolutamente, perché non puoi fare un intervento chirurgico senza l'anestesia. In questo caso si riesce ad operare quel paziente senza dolore, senza traumi e senza quelli che sono poi i traumi post-operatori. Davvero si può fare un lavoro straordinario. Noi stiamo facendo un corso che facciamo ad odontoiatri, medici, anestesisti. Quindi quest'anno purtroppo con il discorso della situazione che stiamo vivendo non l'abbiamo fatto, ma mi auguro l'anno prossimo di rifarlo e quindi niente, possiamo poi coinvolgere professionisti abilitati che possano utilizzare questo metodo in questo corso per apprendere appunto le tecniche. È sempre più utilizzata anche in Italia. L'Italia è un po' indietro con altre nazioni tipo gli Stati Uniti, Sud America, eccetera, ma si sta un po' alla volta allineando. Infatti a Potenza, il centro oncologico di Potenza, è stato il primo ad avere assunto l'anestesia ipnotica per il trattamento del dolore ai pazienti oncologici, mutualizzata, quindi è proprio il centro, l'ASL di Potenza, che utilizza questa metodologia. Ci stiamo arrivando, un po' alla volta ci arriviamo anche noi. Sì, e adesso io però devo tradurre tutto. Hai preso il treno anche te come Aurelio. Bueno, lo stava dicendo Aurelio che Vincenzo hizo igual que usted, o sea, cogió el tren, se fue un viaje muy largo y ahora tengo que hacer todo el resumen, todo lo que dijo. Bueno, él estaba para responderle a Carla, él estaba diciendo que aquí en Italia la hipnosis está transformándose en algo muy importante, un instrumento muy importante para las operaciones. Por ejemplo, han hecho ya tres tipos de operaciones muy importantes con el corazón abierto o mitad o no. O sea que ya en el 2000, el año scorso, queste operaciones, 19, sì. el año pasado hicieron la primera operación a corazón abierto a través de gracias a una persona que estuvo hipnotizada, y eso significa que no le pusieron, no utilizaron la anestesia. Y está diciendo que hay un centro oncológico en Potenza, que es una ciudad aquí en Italia, que está ya utilizando la hipnosis como en vez de utilizar anestético, utiliza la hipnosis, y que él también hace prácticamente acompaña muchos profesionales que pueden ser odontoiatras, médicos o anestesistas. Él mismo redige cursos para enseñarle a esas personas para que se puedan calificar y poder utilizar la hipnosis también en ámbito médico. Ho fatto un riassunto conciso, ma le cose Veloce. importanti le ho dette.
Massimo dice: ogni problema è un'opportunità, a volte un problema di salute ci dà l'opportunità di eliminare un po' di razionalità. Massimo dice que cada problema es una oportunidad, nos escribes, y que un problema de salud a veces puede ser una oportunidad para eliminar la parte racional, ¿no? La racionalidad que tenemos siempre. Poi c'è una domanda ad Aurelio, Rita, già da tempo, che dice: ho seguito una sua seduta in cui il paziente parlava di Dio, se la ricorda? Rita nos escribe que vio una hipnosis de usted, Aurelio, donde había un paciente que hablaba de Dios, si usted se recuerda. Ah, sí. Y yo creo que por eso es que me cerraron el canal de YouTube. Esto sí, me recuerdo. 68, como 68 mil seguidores, 3.800 videos. Creo que fue por ese Por video. eso, dice, Creo, no, no, no. Luis No dice me consta porque que YouTube puede nunca ser. me contestó. YouTube nunca me dijo por qué me cerró el canal. Pero me da la sensación de que fue por eso, porque hablamos mucho de Biblia. Y usted sabe que ese tema mucho no le gusta. Y yo Sí. soy ateo. Entonces ya se imagina de qué manera hablaba yo de Ah, Biblia. bueno, lui dice allora, mi ricordo perfettamente quel video, può essere che quel video mi è costata la chiusura di YouTube, avevo tipo 68.000 seguaci su YouTube, io sono ateo e durante quella sessione, quindi io in quanto ateo, immaginate come parlavo io della Bibbia, YouTube non mi ha mandato avvisi, non sono arrivate nemmeno nulla di punto in bianco, ma ha chiuso il canale e lui pensa, non è sicuro, pensa che sia dovuto a quel video lì. Ok, possiamo immaginare, questi giochini purtroppo sui social sono pericolosi, vabbè, bisogna metterli in conto però. Leggiamo velocemente gli ultimi commenti, abbiamo ancora 4 minuti per chiudere a 2 ore. Straordinario però. Carlo, dice Vincenzo que vamos a leer algunos co otros comentarios y que, bueno, tenemos casi 2 horas hablando, o sea que se han volado así. Y el directo lo hacemos siempre de 1 hora, pero bueno, se nos pasó el tiempo, nos pusimos en el tiempo cero, éramos en el tiempo cero, ¿no? No. Carlos escribe, meravigliosi esempi e molto, molto semplici. Poi io, Domenico dice, io sono di Beduino Beduino della della storia. Spagna, quello che portava la pipì come biblico. Mor dice che concorda con tutto. Esatto. Cali diceva di tornare sempre del tempo zero, non facciamo in tempo a tornare sul tempo zero perché il tempo è Esatto, finito. esatto. Giuis. Allora, dice grazie, Luis Barbotto ci dice grazie, Giovanna, Vincenzo, Aurelio, con molta gratitudine, insomma, vi saluto, vi faccio le mie congratulazioni. Io, se mi permetti, volevo anche, ecco, queria también salutare Rubén, volevo salutare Rubén perché praticamente lui ha utilizzato molto nei bambini, lui opera appunto, lavora con i bambini e ha già fatto chirurgie su bambini sotto ipnosi. Una volta aveva condiviso Grandioso. anche sul nostro gruppo un video dove c'era questo piccolo intervento sui bambini che sono magari paurosi, non vogliono le punture così, è veramente molto bravo. Rubén, muy, muy contento de tenerte aquí. Traducí esto, el hecho que ha operado bajo hipnosis los niños y le dije también del video que nos mandó en la chat Aurelio, ¿no? El año pasado me parece nos mandó un video donde no sé, se veía una intervención que le había hecho. Sí, es excelente amigo, excelente persona. Excelente historiador de la parte indígena de México, excelente cirujano infantil. Ya, me quedo la tarde hablando de Rubén. No, ha detto che appunto è un eccellente chirurgo, un eccellente, conosce molto bene la storia di Messico, insomma una persona che è molto acculturata, una persona eccellente anche amico. Un Grazie. abbraccio da Domenico. Poi ci sono altri commenti, andiamo veloce sui saluti. Sono gli alunni del Perù, dei peruani, perché comunque Aurelio magari tiene delle sessioni, dei corsi online. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias a ti, Carlo. Grazie Rubén, grazie a tutti lo latino, grazie a tutti i latini e a tutti gli italiani che in queste 2 ore di diretta ci hanno appoggiato, perché abbiamo fatto la maratona, Benissimo. Allora, io direi c'è un'ultima domanda, la leggiamo e poi ci sono tanti saluti, non andiamo nei dettagli, facciamo un saluto unico perché altrimenti sono davvero tantissimi che ne stanno arrivando e quindi leggiamo quest'ultima domanda e poi andiamo in chiusura.
Rafael escribe, entiendo que la creencia de lo que viene afectando la manera consciente, cuando están en hipnosis, el origen y la creencia cambia diferente al origen, ya sea imaginación o ya sea realidad. La persona llega a la terapia con unas creencias, con unos esquemas mentales. Y si yo, desde mi punto de vista de la experiencia que tengo, considero que esas creencias religiosas o filosóficas, esos esquemas mentales, son parte del problema, yo tengo que buscar la manera de romperle ese esquema, porque si no lo hago, la persona seguirá igual. Y ella vino a mí dándome libertad de que yo le ayude a hacer cambios. Vino a mí buscando una solución a lo que lo afecta. Vino a mí porque consideró que yo tenía el conocimiento, la experiencia. Por lo tanto, de cierta manera, me está dando libertad para que yo, si considero que su creencia religiosa es parte del problema, le trate de romper esa creencia religiosa. Lui dice che nel momento in cui una persona decide di fare un lavoro su se stessa e comunque sceglie lui, no, per fare questo lavoro, in qualche modo la persona si predispone e arriva a lui dandogli la libertà anche di andare a rompere queste credenze, perché se alla fine una persona arriva da te e tu gli rispetti le credenze, quale lavoro può fare? Alla fine torna a casa, ha le stesse credenze e questo provoca gli stessi meccanismi. Quindi ovviamente lui dice che quello che lui fa è proprio andare a rompere queste credenze in modo che le persone, ovviamente, perché la persona gli sta dando questa libertà, questa possibilità, per far sì che la persona poi possa fare un lavoro di cambio reale su se stessa. Benissimo, benissimo. Bene, io direi siamo giunti in addirittura d'arrivo, ringraziando ancora Aurelio per quello che ha fatto per noi, per la sua disponibilità, per averci donato 2 ore del suo prezioso tempo, la sua esperienza. Tanti racconti e tante emozioni, perché si percepisce che quello che fa lo fa con grande passione, l'ha fatto per tanto tempo gratuitamente per aiutare le persone, e questo ti fa davvero tanto tanto onore. Grazie a te Giovanni per aver fatto tutto questo, hai creato il nostro contatto, hai creato la serata, hai creato le emozioni che stiamo vivendo con le tue traduzioni, quindi è stata davvero una serata straordinaria. Grazie ai nostri amici che ci hanno permesso di entrare nelle loro case, che ci aiuteranno nella condivisione magari della diretta, per far sì che le informazioni, come diciamo sempre, arrivino sempre a più persone, perché l'unico modo per cambiare il mondo è quello di renderlo consapevole delle potenzialità che l'essere umano ha. Vincenzo está diciendo gracias Aurelio por ese tiempo, esas 2 horas de su tiempo que usted nos dedicó a nosotros esta noche, porque sabemos que usted tiene mucha cita, tiene poco tiempo disponible. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, porque aquí psicológicamente para nosotros es esencial, ¿no?, trabajar en eso, que las personas se empoderen, de tener toda esa información libre, que todas las personas puedan crecer, puedan despertar a través de toda la información que llega en este canal. Io volevo anch'io ringraziare Vincenzo e Aurelio, entrambi, perché comunque con Aurelio ho imparato un sacco di cose. Con Vincenzo D'Amato in questo ultimo anno mi sono certificata con il Master in Hypno Mental Coaching e continuo a studiare con lui. Da Aurelio continuerò a imparare, quindi per me il fatto di avere appunto il paese in cui sono cresciuta, i latini, che il paese da dove vengo, riuscire a creare questa cosa insieme grazie a voi due, per me è veramente una cosa meravigliosa, per unire i due mondi, e spero che potremo fare delle cose in futuro veramente con tutto il cuore. Aurelio, estoy diciendo que usted, ¿no?, para mí fue un maestro y sigue siendo un maestro todavía, porque he aprendido y aprendo mucho de usted. Con Vincenzo D'Amato en este año hice un año de máster estudiando la hipnosis aplicada, el mental coaching y esas cosas, y me certifiqué con él. Entonces, para mí estar hoy en este directo con estas dos personas que me han enseñado mucho y gracias a las cuales voy a seguir creciendo y traer el mundo latino en Italia y que Italia pueda llegar a Latinoamérica, para
para mí es una cosa maravillosa, porque espero que de aquí nazcan proyectos, cosas que podemos hacer juntos para unir los dos mundos y las dos culturas diferentes. Hagamos la despedida respondiendo una pregunta de nuestro colega y amigo Pepe Vergara, quien pregunta sí. que en el caso de darse una comunicación con un espíritu que dice ser Jesús Cristo de Nazaret, sí. lo debemos tomar como cierto. Sí. Yo le respondo, si ese espíritu le demostró al sujeto que él es Jesús Cristo de Nazaret, créalo. Se lo demostró. Pero si no, no lo crea. Perfetto, lui dice allora chiudiamo la diretta con questa domanda che ci ha fatto una persona appunto su, nella chat, che dice se si canalizza Gesù Cristo appunto in un'ipnosi, lui dice allora se questo Gesù Cristo che si è presentato a te ti dimostra che effettivamente è Gesù Cristo, quindi te lo dimostra oggettivamente, credici, se non te lo dimostra non ci credere. Grazie, grazie, grazie Aurelio, grazie mille, speriamo di riaverti presto con noi e di incontrarci presto anche dal vivo per un caro abbraccio emozionale di quelle vere dove ti sta smettere energia non solo a distanza. Grazie Giovanni. Grazie, grazie, grazie Vincenzo. Grazie Aurelio, speriamo di incontrarnos todos juntos un día, dijo Vincenzo in persona. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Grazie a Latinos y América, Latinoamérica e italianos, a tutti quanti, grazie. Adiós. Bye.